Tra le manifestazioni più importanti di Francavilla che hanno un risalto ultraregionale, indubbiamente vi è il Carnevale che si celebrerà nella sua magnificenza nel prossimo mese di febbraio. Però oggi, che siamo ai primi di settembre, c'è stata questa conferenza stampa per presentare il bando di concorso per l'allestimento dei carri allegorici. Anche il Comune parteciperà in modo fattivo, pur se il Sindaco, in tema scherzoso, ha detto, facendo prendere quasi un colpo al Presidente, che non ci sono contributi da parte del Comune. Eh sì, il Carnevale è una di quelle, come ho detto in conferenza, è una di quelle manifestazioni che è nel DNA del Comune di Francavilla, proprio nel sangue, fa parte della nostra storia, della nostra tradizione, tant'è che siamo arrivati alla 60ª edizione del Carnevale d'Abruzzo. Noi ci teniamo molto, quindi contrariamente a quello che ho detto finanziamo assolutamente questa manifestazione, ci auguriamo che diventi una di quelle a rilievo regionale, perché come ha detto il nostro governatore dobbiamo puntare sulla qualità e non sulla quantità. Poche manifestazioni ma che siano importanti e di qualità. Il Carnevale è una di quelle, tant'è che già l'anno scorso, siccome stiamo attraversando un periodo di crescita, già l'anno scorso abbiamo avuto numerosissime presenze da fuori regione. Il signor Nicola De Francesco, il presidente dell'associazione Carnevale d'Abruzzo, abbiamo detto con il sindaco, uno degli eventi più importanti della regione, non soltanto di Francavilla, vi siete mossi con un po' di anticipo, ma era doveroso per organizzarvi al meglio con i carri. In pratica in questa conferenza stampa si sono spiegate le modalità per partecipare, anche con buone notizie per chi dovrà allestire i carri, perché ci sono delle agevolazioni rispetto al passato. Dunque, oggi abbiamo presentato il bando di concorso per l'aggiudicazione dei carri allegorici del Carnevale d'Abruzzo 2015, che si terrà nei giorni 1, 8, 15 e 17 febbraio 2015. Il bando di concorso è aperto a tutte le associazioni, gruppi spontanei, comitati, gruppi di cittadini che volessero in qualche maniera presentare una domanda e partecipare al Carnevale di Francavilla. Le agevolazioni sono queste: noi diamo un budget di 2.000 euro per l'acquisto di materiali. Il resto delle spese sono a carico nostro per quanto riguarda generatori, impianti audio e trasporti. Abbiamo messo in palio dei premi, il primo premio di 5.000 euro che verrà in qualche maniera offerto dall'amministrazione comunale, poi un secondo, un terzo e un quarto premio di 3.000, 2.000 e 1.000 euro. Chiunque voglia partecipare al concorso può scaricare la domanda, il capitolato, tutte le schede tecniche sul sito del Carnevale d'Abruzzo, che è www.carnevaledabruzzo.it, e rimandare il tutto all'associazione entro il 9 ottobre 2015. Questo è solamente questo bando è propedeutico, chiaramente alla 60ª edizione, quest'anno è un'edizione importante per quanto riguarda il Carnevale di Francavilla, Carnevale che è uno dei più antichi della regione, è il più antico della regione Abruzzo ed è un evento importantissimo nelle tradizioni di Francavilla. Quindi dicevo, è propedeutico per il 60ª, ci saranno una serie di altre manifestazioni collaterali proporremo nelle prossime conferenze, magari più in là, e sono in corso di allestimento. Ci sono parecchie novità, parecchi personaggi che interverranno in questa edizione e ci stiamo preparando al meglio per accogliere turisti dalla regione Abruzzo, perché non dimentichiamo che il Carnevale di Francavilla e il Carnevale d'Abruzzo abbiamo una maschera molto bella, molto antica, che speriamo venga regionalizzata, cioè venga istituzionalizzato, chiedo scusa, e quindi abbiamo preparato anche una relazione tecnica da preparare alla Regione Abruzzo, in particolare all'assessorato di cultura, turismo e al governatore Luciano D'Alfonso, che ci è molto vicino e che ringraziamo anticipatamente. Grazie a tutti coloro che in qualche maniera vorranno partecipare e sostenerci in questo gravoso impegno.